Sì, perché sono una mamma e mi ha molto colpito. È successo, sono arrivati mezz'ora dopo, no? È logico che non possono arrivare in 30 secondi perché non hanno le macchine. Però, cioè, se l'elicottero anziché 20 minuti ci metteva 10, che partiva da quegli elicotteri che ci sono qui. C'è più dolore o rabbia ora da cittadino? È più il dolore. È più il dolore. Mi sembra impossibile che con i mezzi e con tutto non siano riusciti a salvarle. Quello mi Grazie, sembra come si impossibile, chiama lei? quello. Sì, logicamente, sì. Sì, io sono stato 3 giorni alla TV a sentire quello che succedeva. Cosa ha detto ai suoi figli? E mio figlio era con me. Non gli ho detto niente, c'è poco da dire. Veramente io, cioè, ero senza parole, no? Io mi sono solo immedesimato in quelle 3 persone, pensare che una non sapeva nuotare, posso solo immaginare il panico, quello che ha provato a essere nell'acqua lì. No, no, no. A me vengono i brividi ogni volta che ci penso a queste povere bambine. Ho preso un permesso dal lavoro e quando sono giovani vengo sempre perché questa sorte poco tempo fa è toccata anche a me, a mio figlio e quindi solo chi prova può capire. E gli ho detto solo poche parole perché di fronte alla morte non ci sono parole. L'unica cosa che rimane dopo la morte è sono i sorrisi e che sono dei ragazzi che hanno lasciato l'odore del profumo. Ecco perché io penso che, come ci è stato insegnato nell'educazione ai nostri genitori, che bisogna sempre comportarsi bene nella vita, perché poi dopo la morte rimangono solo le belle azioni. Lei non conosceva le ragazze, ma è andato a abbracciare i genitori. No. Non le conoscevo, però avendo provato ho voluto portare il mio sentimento e ci ho parlato e mi accennavano anche il fatto ma si poteva fare di più o di meno e ho detto non pensare questo perché ti fai male a mano tua. Mi spiace da morire. Lei le conosceva? No, non le conoscevo, però è sempre una cosa molto triste. Per quando 20 anni sono pochi. Non si può morire così, non ho veramente, non ho neanche parole da dire. Lei conosce il fiume di lei da vita? Bravissima, una ragazza molto obbediente, che studiava, che non so cosa devo dire, proprio una ragazza in piedi, in gamba, forte. Era fiera di lei, era proprio. Mi spiace.